Ciao, benvenuti in un nuovo video. Bacio a tutti. Bacio a tutti. Oh. Allora, ho bisogno di mettere un pochito, pochito, pochito di crema. E la metto con voi perché l'ho dimenticata e metto questa che si asciuga subito e questa perché ho inizio ad avere qualche brufoletto. Ogni tanto non la sento molto. Dice quando iniziamo con un po' di cremine, ma non è che non le abbia messe d'estate, mi avete visto usare sempre quella alle rose che continuerò a usare per la sera perché è freschissima, ma spesso capita che anzi, per tutta l'estate non ho messo siero. E sapete già perché. Perché non mi piace quello che ho. Quindi, o me lo faccio piacere o devo andare a cercare un siero. Rigorosamente low cost. Cioè, low cost, i miei soliti brand che, ripeto, se non hai problemi seri di pelle, non credo ci sia bisogno di andare a comprare una crema. 100 euro, ben venga chi lo fa, io spero un giorno di poterlo fare, ma se non ne avrò bisogno continuerò con le mie cremine. Certo sono buonissime le creme che costano tanto, lo so. Ma ci accontentiamo, sono appiccicata alla sedia. Va bene, andiamo, andiamo. Andiamo. Metto un po' di questo, poco poco, il mio camouflage. Quando faccio i video i pennelli li devo mettere qui. Ah, ho scorto sempre. Fatto, sono un po' qui all'angolo, scusate, ma ho i residui a volte di matita che non mi si tolgono. E devo dire anche che non si formano con tutte le matite, ma con una matita in particolare. Vabbè, quella della Kiko, lasciamo stare. Oggi usiamo questa, andiamo con un po' di queste tonalità verdine. Vediamo questo. Un bel verde chiaro pistacchio, bello luminoso. Sì, ci vuole un po' di luminosità. Sono iniziate le lezioni di Zumba, ma io per ora come faccio col braccio? Ancora c'ho una settimana di cortisone, ecco. Non lo so. Ci vorrei andare per muovere magari solo il sotto. Solo che con i movimenti ta 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 io poi non me lo ricordo e ta ta e mi spacco la spalla. Non lo so, ci stiamo pensando. Ho preso questo. A questo l'ho messo su tutta la palpebra, questo di qua. Lo sto mettendo all'angolo esterno e lo sto sfumando. Stiamo parlando di questa palette.
l'unica che ho della Nyx. Avrei voluto anche le altre, devo dire, non quella tutta arcobaleno perché ce li ho della Revolution. Come vedete, li uso solo per i tutorial. Però questa l'ho presa su Amazon, ma tipo fosse 10 o 12 euro, cioè un'offertissima. E questi prezzi non ci sono più stati. E io non li ho più presi. Che poi quella che mi piaceva, che mi sarebbe potuta piacere, era quella nude, che comunque sono colori che io ho in tutte le altre palette. L'avrei presa. Bello. Ma scarichiamo un po' il colore. Un po'. Ok. Vorrei mettere la matita verde. Essence. Profumi e Mamma Golden dietro. Vediamo se ci sto. Secondo me non ci sto. È un altro tipo di verde. Niente, ci metto quella. Sparking Black, quella con brillantinata, nero brillantinato, sarà un grigio carbone. C'è una puntina di matita, se non me la fa scorrere. Andiamo sotto. Allora, se io sotto non faccio così, non tolgo i residui. Sì, è delicato, colorato e delicato, come piace a me. Colorato e delicato, sudatissimo. Con questa crema che ho messo. Mi tampono con un po' di terra. Mi metto col pennellozzo più grande. Vedo che stiamo per perdere l'abbronzatura. Un po' le sue sopracciglia.
mascara Lash Princess. Allora, sì, mi ero lamentata tanto di questo mascara. Devo dire che col passare del tempo sembra buono per il prezzo che è, ragazzi. Ecco, vedete, comunque, guardate, io ho la fortuna di avere le ciglia già lunghe di mio, e almeno finora folte. Con gli anni sappiamo che tutto cambia. Ma sapete che è veramente bello questo trucco? Perché qui sopra non si nota, ma c'è questo rame marroncino che dà un effetto bello. Mi piace. Mi faccio i complimenti da sola, ma non faccio i complimenti per come sono truccata proprio il colore. Quindi. Sto pensando che devo mettere il rossetto e già sto pensando che non voglio mettere la matita. Perché c'ho questo pensiero? Allora, che abbiamo detto? Non voglio mettere la matita, ma voglio mettere il mio amor, ti dico. Ok, ma no, ok, niente, il fard, le campane me lo stanno anche ricordando, a dire Afra, Afra, cercando, speriamo che va bene, metto questo solito, RVLab, che è molto versatile, sta con tutti gli accostamenti, secondo me. Ed è questo. 309. Peccato che qui la ring light non riesco a metterla, perché comunque i colori non sono, secondo me non si vedono benissimo, però. Questa abbiamo. Sperimenterò qualcosa. Perfetto. Trucco fatto. Riuscito. Alla prossima. Ciao.